tengo tutto addosso. Tolga soltanto le etichette. Non vorrei andare in giro così. Sì, così mi abituo. Oh, beh. Dallo alla signorina. Sai sciare tu? Beh, una volta sciavo bene. Andavi con tua moglie? Yeah. Qui prima. Sarà stata brava anche lei, immagino. Io sono sicura che mi romperei una gamba al giorno. Già, ma tanto non scierai. No? No. Non mi proibirai anche di ballare, spero? No, potrei ballare quanto vuoi. Compriamo qualcosa anche a Jenny. Ma non viene mica con noi. Appunto per questo. Compriamole delle scarpe da riposo come le mie. Abbiamo lo stesso piede. A Natale avrei voglia di fare dei regali a tutti. Signorina, vorrei un altro paio di scarpe come queste, per favore. Subito, in un pacco a parte. Sono per te. Molte grazie. Vuole accomodarsi? Che cosa guardi? Non ho niente. Noi tre. E che c'è di buffo? Non ho detto che sia buffo. Divertenti le veste, eh? Andiamo a vedere i giocattoli qui accanto. No, mi dispiace, ma adesso ho da fare. Allora ci andiamo noi due. Vuoi farti vedere tutta elegante, eh? Forse è per questo. E allora, ragazzi, buon lavoro a voi. Io vado a divertirmi. Andiamo ai giocattoli? No, io devo tornare di sopra. Ah, sì? Voglio comprare un regalo. Perché?
E per la posta come mi regolo, avvocato? Me la spedisco ogni 2 giorni in montagna, per favore. Ecco, così sarà a posto per tutto il tempo in cui resterò fuori. Vedrà che si arrangerà benissimo anche da sola. A proposito, ci sono quelle rose. Le vuole lei? Perché no? Ma è un peccato gettarle, loro non c'entrano. Nemmeno io. Ma ecco, vi siete fatte per intendervi. Allora, buonasera, Pamela. Buonasera, avvocato. Ah, sei lì? No. Ma allora neppure io. La guerra è dichiarata, Pamela. Ma per la verità a questo punto preferisco che mi detesti, così si distrarrà durante la mia assenza. Non mi guardi così, che non ho detto una cattiveria. Al contrario, è il meglio che possa fare per lei. Sa quando si uccide per non far soffrire? Beh, negli affari di cuore è la stessa cosa. Bisogna impedire che la gente soffra. Già, si fa quel che si può. Ed è meglio farsi detestare a fondo, senza mezze misure. Mi vuol bene, Pamela? E allora non pianga, su. Lei ha davanti a sé un uomo felice. Sì, sono felice, Pamela. E lo sono nonostante tutto questo, o forse proprio per questo. La felicità è una cosa misteriosa. Quando capita, capita e non si spiega. Avanti. Si soffi il naso, anche lei. Sei tu? Siete voi, Janine? Sta dormendo la signorina? E come mai, dov'è? Non è tornata a cena, e perché non mi avete chiamato? Va bene, vengo subito. Che aspetta, vada, non ho più bisogno di lei. Che cosa c'è, Pamela? Non lo so, signore. Niente di grave? Lo spero. Io spero di sì. Lei, avvocato. È tornata? No. A che ora è uscita? Ma non è uscita. È stato dopo che lei ci ha lasciate al negozio. E non l'hai più vista da allora? No. Allora la cosa è grave. E tu a che ora sei tornata? E poi perché l'hai lasciata sola? E va bene, le dirò tutto. Ha voluto lei che la lasciassi. Doveva fare una commissione. E quale commissione? Conosci Bernard? No. Non è vero, lo conosci? No. Ma avanti, non vorrei venirmi a dire che non te ne hai mai parlato. No, glielo giuro. E la via De Giovelle dice niente? No, perché la via De Giovelle? È il nome dell'albergo. Avanti, qual è il nome dell'albergo? Ma io non so niente, lo giuro. È lì che invece si trova, idiota. Non mi ha mai detto niente. Anch'io ho tanta paura. Dove va? Dove vuoi che vada? La polizia. Se le è capitato qualcosa, lì lo sapranno. E se non sanno niente, vuol dire che se n'è andata. Pronto? Pronto? Cosa? Vuoi ganare? Cosa? Cosa c'è, vecchio? Va bene, ti mando un'ambulanza. Non è per lei.